Una partita incredibile con continue rimonte, rovesciamenti di risultati, regala tre punti al Seravezza e condanna una beffarda sconfitta all'Orvietana, errori che hanno riguardato anche la terna arbitrale che ha finito per scontentare tutti. Nell'Orvietana confermata per 10 undicesimi la formazione che aveva pareggiato contro il Siena, c'è Caravaggio al posto di Mauro a fare da quinta a centrocampo. Rispetto a domenica scorsa, in Seravezza mancano Mossi per squalifica, Turini per infortunio e Lepre e Salerno invece partono dalla panchina. Primo tempo ricco di episodi da Moviola. Già dopo 5 minuti su un cross di Caravaggio c'è un intervento che fa gridare al fallo di Mani, ma l'arbitro lascia correre sul proseguimento e l'azione viene fermato in fuorigioco. Caon. Passano 3 minuti e il rigore arriva, questa volta per gli ospiti, per questo intervento di Congiu, un po' ritardo su Stabile. Anche qui però grandi proteste. Poi alla fine Benedetti va dal dischetto e porta avanti i suoi con l'aiuto del palo interno, 1-0 Seravezza. Ma passa poco più di un minuto e c'è ancora un episodio dubbio nell'area opposta. Caon va giù trattenuto, l'arbitro non interviene e le proteste continuano ormai passando da un'area all'altra. L'Orvietana però non si scoraggia e al 18esimo sfiora il pareggio quando Proia batte un calcio d'angolo negli ultimi 10 metri, colpo di testa di Orti che esce di un nulla. Poco dopo ci proverà anche Caravaggi dalla distanza, para senza trattenere Lago Marsili, ma nessuno ne approfitta. Torna poi a spingere il Seravezza che guadagna 3 corner di fila, sul terzo l'ex greco mette palla in area, colli di testa, manda al lato. Ma continuano i dubbi in area ospite. Bedini mette di nuovo giù Caon, difficile capire se dentro o fuori, l'arbitro opta per il fallo iniziato fuori area. Caon comunque si rifà visto che la palla prima toccata da Orchi e poi da Proia porta al tiro del numero 11 che grazie anche a una deviazione supera Lago Marsili per l'1-1. Nel finale di tempo al 39esimo ancora Proia guadagna una punizione che va a battere, Panattoni arriva di testa ma la palla va al lato. Ma prima dell'intervallo torna avanti il Seravezza. Tutto nasce da un rimpallo a centrocampo che fa perdere palla a Biancorossi. Ne nasce un'azione veloce che lancia Benedetti sul filo del fuorigioco. Si ferma un po' la difesa, la palla arriva stabile sul secondo palo. Rossi è super sulla prima conclusione ma non può nulla sulla seconda, sempre ad opera del numero 30 ospite. E dunque Seravezza di nuovo in vantaggio. Prima dell'intervallo Panattoni ci proverà ancora su una palla vagante in area, ma Lago Marsili è attento. Il Seravezza parte meglio nel secondo tempo, l'ex greco trova una conclusione potente dopo 6 minuti che estende Berardi colpendolo in faccia, costretto Berardi a chiedere il cambio. Al suo posto entra Mauro, poco dopo ancora greco sugli sviluppi di una punizione, chiama la parata Rossi, poi l'azione si interrompe per un fuorigioco. Rizzolo allora prova a mescolare le carte, inserisce Fabbri e Martini per Sforza e Caravaggi e l'Orvietana trova il pareggio poco dopo quando Fabbri libera Panattoni e la punta trova il varco giusto per concludere e trovando così il gol del 2-2. È il primo gol su azione di Panattoni. L'Orvietana che prende coraggio, torna al tiro Caon ma stavolta la deviazione non l'aiuta. I biancorossi però riescono a ribaltare il risultato poco dopo la mezz'ora. Tornano le proteste, stavolta degli ospiti, Caon cade a terra, per l'arbitro è rigore. Anche in questo caso restano dubbi, Panattoni si incarica del tiro dal dischetto e segna così la sua personale doppietta in pochi minuti che porta avanti l'Orvietana che ora conduce 3-2. Partita incredibile ma il Seravezza non ci sta e riesce ancora a ribaltarla. Greco impegna ancora Rossi e sul successivo corner palla sul secondo palo dove il neo entrato Lepri riesce a sorprendere la difesa trovando il gol del pareggio. Ma non è finita perché la difesa di casa si fa sorprendere anche al 90esimo quando Benedetti riesce a staccare piuttosto libero in area trovando la rete che dà il definitivo 4-3 ai toscani. Orvietana che ci proverà fino al termine con il calcio di punizione di Proia ma il colpo di testa di Caon che rimette al centro arriva ormai a palla uscita secondo la terna arbitrale. Sulle proteste c'è anche alla fine il rosso diretto a Congiu. Finisce con il Seravezza che festeggia il momentaneo aggancio in vetta almeno per una notte a Livorno e Siena. Sempre difficile commentare partite come queste, no? Dove ci sono stati 3 ribaltamenti di risultato e alla fine bisogna uscire con una sconfitta che sicuramente fa male. Fa male perché quando a 10 minuti dalla fine pensavamo di aver fatto veramente un capolavoro, perché oggi questo è stato secondo me, e poi forse un pizzino di attenzione in più su palle inattive così
ci hanno un pochino punito. Mi dispiace perché anche oggi dobbiamo sempre partire con l'handicap, questa cosa deve finire, rigore inesistente dato il primo perché Andrea si ferma completamente, tre rigori non dati, quindi sai, ogni volta non è facile, però la squadra credo che fino a 10 minuti alla fine ha fatto quello che doveva fare, è stata sempre in partita, ha lavorato, ha fatto bene, avevamo di fronte una grandissima squadra, ma credo insomma, che oggi usciamo rammaricati, l'ho detto ai ragazzi, sono entrato e ho fatto i complimenti, usciamo rammaricati perché il risultato dice che oggi non abbiamo fatto punti, ma se devo analizzare la partita dico che sono estremamente contento di quello che i ragazzi hanno fatto, almeno fino agli ultimi 5 minuti, dove poi dopo è fin troppo facile, no? Stare a analizzare il perché e il per come. Oggi meglio in fase offensiva, no? Rispetto alle precedenti uscite, non lo dice solamente il tabellino della partita, e mentre dietro c'è stato, però sapevamo insomma che loro è un buon attacco. Sì, ma tutte queste grandi palle, non è che giocavamo contro una squadra che comunque sia. Solo disattenzioni, quindi dice, non è stato. No, no, dico, sono stati episodi. I loro sono stati episodi. Calcio di rigore, calcio d'angolo. È chiaro che bisogna però, ripeto, tu quando rimetti una partita come questa in piedi, a 10 minuti dove tu pensi che magari forse ce l'hai fatta e poi dopo esci fuori con una sconfitta, no, non va bene, non va bene e quindi dovevamo probabilmente tutti quanti stringerci ancora di più a portare via questo risultato che per noi sarebbe stato fondamentale, ma non per quanto riguarda le zone alte, perché a me l'ho sempre detto fin dall'inizio, non importa veramente poco. Credo che questa squadra però oggi meritava forse sicuramente qualcosa, molto di più. Da questo punto di vista, il fatto che si giochi subito è quasi meglio, allora, no? Sì, è meglio perché siamo dispiaciuti, rammaricati, ripeto, dobbiamo valutare qualche errore che sicuramente, ma forse in fase di concentrazione, perché una palla forse potevamo attaccarla prima, abbiamo preso gol sul calcio d'angolo che generalmente e avevamo messo anche centimetri e chili proprio per questo, insomma. C'è la fortuna, tra virgolette, di giocarsi adesso subito un'altra partita mercoledì, che non sarà facile, perché non è che l'abbiamo sempre detto, le partite non sono mai facili, e andremo là scaricando tutta questa delusione che oggi sicuramente, forse più delle altre partite, abbiamo. Berardi, che si è fatto? Si sa niente? Mi dicono che si sia fatto la frattura del naso, adesso credo che dovremo un po' vedere, non lo so, mi dicono questo però, quindi se è così è un bel problema. Anche Perché, perché poi ha preso rosso concio. esatto, anche questo è il capolavoro, insomma, quindi vediamo un attimino, però insomma se di frattura si tratta, insomma, non è facilmente recuperabile, credo, per mercoledì. Però qualcosa di buono riesci a trovare, anche se magari commentandolo così a caldo. Ma se noi non riusciamo a trovare qualcosa di buono in una partita come quella di oggi, vuol dire che allora non ci siamo. E secondo me i ragazzi oggi hanno fatto una delle migliori partite in assoluto, dove non abbiamo mollato niente, abbiamo ribaltato. Ripeto, non è che giocavamo contro una squadra importante, fatta ed organizzata per stare nelle zone alte della classifica, ma non quest'anno, lo ha sempre fatto un campionato di vertice e credo che obiettivamente abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Allora, partite del genere di solito si dice che entusiasmano gli spettatori e fanno arrabbiare gli allenatori, ma sicuramente non abbiamo un allenatore arrabbiato stasera qua, no? Sì, è vero. Sicuramente siamo contenti, facciamo un bel viaggio di ritorno, su questo non ci piove. Poi lo dicevo prima allo staff, mentre si faceva la doccia, sono partite che sinceramente a me non piacciono tantissimo, perché si riesce a incidere poco dal punto di vista tecnico-tattico. Sono partite tanto tanto sporche, dove contano gli episodi, le giocate individuali. Poi sapevamo che era una partita molto molto complicata, in un ambiente forte. Direi che siamo stati bravi, forse un pizzico fortunati, quindi ci portiamo a casa i 3 punti e siamo contenti. Però, insomma, intanto vi godete la vetta della classifica anche se solo per una notte, che niente non sarà se non altro per il morale, no? Questa squadra a un certo punto sembrava quasi l'incubo vissuto a Siena, poi però negli ultimi 10 minuti che cosa è successo? Sì, sono. Dai, la mettiamo
La mettiamo come legge di compensazione, dai. A Siena assolutamente non meritavamo di perdere, abbiamo perso una partita un po' assurda e oggi ne abbiamo vinta una altrettanto e quindi, come capita spesso nell'arco di un campionato, diventa tutto molto, molto imprevedibile e quindi al di là della classifica che insomma siamo a metà ottobre vuol dire nulla, adesso è solo importante incamerare dei punti il più possibile e continuare a lavorare forte, creando identità, migliorando di giorno in giorno. Questa deve essere la nostra cultura che ci accompagna e poi dopo quando arriveremo in fondo vediamo quanto siamo stati bravi. Che idea si è fatto del campionato? È un campionato molto molto difficile, è un campionato dove man mano che passano gli anni si livella sempre di più verso l'alto, vincere le partite già in questo campionato è complicato, vincere in questo girone ancora di più, le classifiche sono cortissime, poi ogni domenica è qualcosa di tosto, bisogna prepararsi bene, curare particolari, perché ci sono degli avversari che ti rendono la vita complicata praticamente sempre, non puoi respirare mai, difficile avere continuità, difficile avere dei buoni numeri, quindi ripeto, è un campionato molto complicato, al di là del blasone delle squadre altisonanti che conosciamo tutti, ripeto, ci sono un bel gruppo di squadre che giocano anche bene a calcio. Io l'ho fatto 3 anni fa questo girone qua e l'ho trovato molto migliorato, c'è più qualità anche negli allenatori, quindi ripeto, è molto difficile. Allora Danilo, sicuramente una buonissima prestazione la tua, sei tornato qua in una delle partite più incredibili, se vogliamo, che abbiamo visto in questi ultimi anni. Che cosa vi ha dato di energia quegli ultimi 10 minuti che siete riusciti a ribaltare una partita che era già stata ribaltata 2 volte? Sicuramente siamo venuti qui come facciamo ogni partita per vincerla. E c'era un po' di amaro in bocca al rigore perché dal campo non meritavamo di andare in svantaggio, però il calcio è questo, loro sono stati bravi, noi altrettanto bravi a ribaltarla e ci abbiamo creduto come ci crediamo sempre fino alla fine. Non sei riuscito a segnare, ma ci hai provato al tuo modo in tante occasioni, no? Chissà, avremmo detto, se avesse segnato che avrebbe fatto, esultava, non lo scopriremo quest'anno. Qui. Non lo so, andavo di pancia. No, ci ho provato, purtroppo ho preso in faccia Sforza, però dai, sono contento sicuramente per la vittoria e dobbiamo continuare così. Almeno per questa notte siete primi in classifica, no? Avete agganciato Siena e Livorno. Che campionato ti aspetti di fare col Seravezza? Ancora è presto per guardare la classifica. Siena e Livorno tra l'altro hanno una partita in meno, quindi da domani sicuramente non saremo più in vetta. Però il nostro campionato deve essere quello di ogni domenica cercare di vincere le partite e poi a marzo vediamo dove siamo e da lì si fissano gli obiettivi, ancora è presto per farlo. Come l'hai vista l'Orvieta? Bene, battagliera come me l'aspettavo, difficile da affrontare, so che ambiente trovavamo qui, so che giocatori c'erano qui, quindi avevamo perfettamente chiara la partita che c'era da affrontare. Mi ha fatto una buona impressione, spero che troveranno i punti le altre domeniche e non con noi.